Visto che prima parlava di impegno, no? Di traino, di effetto traino anche nella nostra regione, è indiscusso, no? Fratelli d'Italia ha fatto un grosso exploit, una grossa crescita, qualche ruolo in più anche alla sua persona. Sorride, ci può stare, cioè, anche per Guardi, premiare l'impegno e la costanza, no? ho letto ovviamente i giornali, questa è una gratificazione che viene sicuramente da chi fa stampa, dalle tante persone che ancora una volta, insomma, in 40 anni ho avuto tante affermazioni, dalla circoscrizione al comune, alla provincia, alla regione, insomma, seppur insomma, quella fu una sfida della regione che mi lascia ancora, devo dire, una grande tristezza dentro come esperienza, più che altro politica e per come è andata, seppur insomma importante. Dico che quello che verrà sarà la scelta migliore fatta da Giorgia Meloni, che già in questi anni, devo dire, insomma, ha gratificato la mia persona in più occasioni, lo ha fatto ovviamente come vice capogruppo alla Camera dei Deputati, lo ha fatto come segretario della Commissione parlamentare antimafia, lo ha fatto quando ho dovuto scegliere la Commissione permanente. Io sono convinta che al di là del ruolo, che certamente non andrò a chiedere perché mi fido delle scelte che verranno fatte, io farò sentire la voce della mia Calabria, la farò sentire in modo molto chiaro, lo farò sentire in modo determinato, perché in assoluto, insomma, credo che sia non soltanto un mio diritto, ma soprattutto un dovere che meritano i calabresi, che merita questa mia terra dove ho deciso di nascere, vivere e morire, non sempre si decide dove nascere, però io sono convinta nella mia testa che l'ho deciso, essendo insomma diciamo, tra due province, la scelta poteva essere per questioni ovviamente di famiglia e soprattutto perché mi sento una terrona d'oc, orgogliosamente donna di Calabria, orgogliosamente certa che questa apatia e questa rassegnazione si possa sconfiggere, però chiedo ovviamente quello scatto di reni a tutti quanti noi. Noi siamo pronti, lo faremo con mano, mente e cuore, chiediamo ai calabresi adesso di darci una mano importante per far capire che ci sono tanti calabresi nel mondo famosi e importanti di cui andiamo orgogliosi, ma che oggi la vera sfida è per i calabresi che hanno deciso di rimanere in questa terra, di giocare questa sfida, di affrontarne ovviamente le tante conseguenze, ma soprattutto di avere una terra straordinaria che può in qualche modo lasciare un segno nella storia come la destra l'ho lasciato in questa pagina elettorale. Certo, a livello locale ovviamente abbiamo avuto anche qui una perdita, non è che possiamo negarlo, anche se diciamo che se confrontiamo con il risultato nazionale, noi di fatto abbiamo avuto comunque un buon risultato. Però anche qui forse paga un po' una struttura di partito che è poco presente sui territori. A livello nazionale invece credo che alla Lega e a Salvini non abbiano militanti, non abbiano gradito questo ingresso nel governo, però io che invece ritengo sia stata la scelta giusta perché in quel momento bisognava guardare gli interessi del paese, non gli interessi del partito. Bisognava essere dentro perché c'erano delle scelte importanti da fare e di fatto, e poi essendo un governo appunto, con più anime bisognava anche attenzionare tutti i movimenti e di fatto la Lega ha bloccato alcune decisioni che non andavano proprio a favore di quella che è la nostra idea, come per esempio il catasto, o anche ha portato a casa delle piccole riforme tipo sulla riforma fiscale, il fatto di non dover versare in caso di ricorso all'Agenzia delle Entrate il 30%
di quello che era richiesto, perché in quel caso viene negato il diritto alla difesa da alcuni cittadini che ovviamente non hanno la possibilità di pagare quella percentuale. Questo come tante altre, quindi comunque è stato importante esserci, sebbene comunque con le limitazioni che quel governo ha comportato. Certo, è più facile stare all'opposizione e gridare piuttosto che invece di imboccarsi le maniche e cercare di amministrare, sia pure dovendosi confrontare con pensieri diversi dal tuo. Forse questo è stato quello che la Lega ha pagato poi in termini di scontro elettorale a questa ultima tornata. Venerdì sarò in piazza, saremo in piazza assieme al Presidente Occhiuto, insomma saremo in piazza assieme al mio amico Mangialavori, saremo in piazza Duomo a Reggio alle 18 col popolo, per fare un comizio. Solitamente i comizi si fanno durante le campagne elettorali o ancora fatto, prima, diciamo, per cercare di conquistare il voto. Qualcuno ha detto che ha fatto una campagna in sordina, anche i suoi collaboratori. Sì, ma è la verità, cioè, io non so i miei collaboratori se rilasciano dichiarazioni, io non so chi parla lei, Maria Teresa, però, in diretta eravamo nella sua segreteria durante lo spoglio nella sua segreteria proprio il commento, durante il commento al voto dicevano abbiamo scelto volutamente di fare una campagna elettorale sobria, in sordina. Come si fanno le campagne elettorali in sordina, come si fanno se non si parla? Un termine improprio, Maria Teresa, io dico abbiamo fatto una campagna elettorale senza effetti speciali, ecco, diciamo così, ecco. Ma non perché abbiamo usato questo stile, abbiamo basato più alla concretezza, alla velocità della ricerca al voto e del consenso, e penso che siamo stati bravi. Però adesso quindi farete il comizio post voto è un effetto speciale, è carino, è una cosa inusuale, non lo si fa mai, quasi da nessuna parte. Però mi sono inventato questa cosa per ringraziare anzitutto i tantissimi elettori, perché poi farlo personalmente diventerebbe complicato e difficile, però contestualmente anche dimostrare alla città di Reggio, alla provincia di Reggio, cosa vogliamo fare e cosa vorremmo fare già dalle prossime ore, dai prossimi giorni.